Il Teramo di Mister Guidi arriva al Melani di Pistoia dopo la gara vittoriosa del Bonolis contro la Viterbese, ma che non recupera Soprano Trasciani e Chiere Mateng. 4-3-3 confermato, con Viero che riprende il suo posto nel terzetto di centrocampo dopo l'impiego di Rossetti contro i laziali. Trio offensivo confermato, Rosso, Bernardotto e Malotti dall'inizio. Basso a destra Giosmanovic con Bua impegnato in nazionale. Pistoiese alla ricerca del primo successo interno. Per i ragazzi di Sassarini infatti solo un punto in 3 apparizioni tra le mura amiche. Fischia Ubaldi di Roma. Al primo affondo il diavolo passa, Arrigoni dalla destra vede Viero in piena area di rigore, l'otto bianco-rosso si destreggia e scaglia il destro appena vede il pertugio, il pallone si insacca all'angolino con Pozzi battuto, è il settimo. Passano solo 9 minuti e il Teramo raddoppia, Bernardotto è bravo a tenere pala sulla tre quarti prima dell'appoggio a Malotti, l'esterno guadagna metri palla al piede, è arrivato al limite dell'area, carica il mancino, il sinistro trova lo stesso angolo pescato da Viero e Pozzi può solo raccogliere la sfera in fondo al sacco. 40esimo, Pinzauti approfitta di un'ottima sponda e scaglia un tiro verso Tozzo, il numero 1 bianco-rosso si rifugia in angolo, dal corner spunta la testa di Capitan Gennari che riapre il match. Il Teramo arretra di qualche metro e soffre la reazione d'orgoglio degli arancioni, Arrigoni e compagni riescono a gestire le folate avversarie e chiudono in vantaggio a riposo. Un super Malotti pesca sul filo del fuorigioco Bernardotto, l'attaccante teramano prima sbatte sul corpo di Pozzi, poi sul rimpallo non trova lo specchio della porta. Ancora vicino al terzo gol attorno al minuto 80, Bernardotto lotta tra due avversari e alla meglio appoggia a Birligea che dal limite a porta sguarnita apre troppo il piattone spedendo al lato. 4 minuti prima del 90esimo la Pistoiese crea l'occasione migliore del match. Ubaldi è bravo nel tenere palla e a servire Romano coi tempi giusti. Quest'ultimo cincischia e perde il tempo per la battuta a rete. La difesa del Teramo spazza via il pericolo dall'area di rigore. Il recupero è pieno zeppo di nervosismo, il gioco scende di qualità ma sale l'agonismo. L'ultima emozione arriva prima del triplice fischio, al minuto 96, quando Castellano calcia dal limite una ribattuta da corner. Il mancino, lento e telefonato, concede a Tozzo la chance per buttarsi a terra e guadagnare secondi in attesa della fine. Il Teramo sbanca meritatamente il Melani, con i tifosi locali delusi nuovamente dagli arancio. Guidi festeggia con i suoi e con gli ultras biancorossi la seconda vittoria consecutiva e il settimo punto in 3 partite. Toscane che portano bene al Teramo. Dopo i pareggi con Siena e Lucchese arrivano i 3 punti con la Pistoiese. La classifica ora sorride, ma guai a abbassare la guardia. Sabato arriva un Gubbio in piena zona playoff, dopo il 3-0 sul Pontedera.